C'era una volta alla Garbatella una bambina. Quella bambina aveva un nome di dolce caramella. Sì, quelle buone caramelle con la carta rossa, trasparente. Sì, le Rossana. Insomma, la Garbatella. Correva l'anno 1938. Già, a volte non ci si fa caso, ma gli anni corrono. E come corrono? Ma vi siete accorti che la Garbatella ha 104 anni? Quella bambina, di nome Rossana, era nata proprio in via della Garbatella, sotto il segno dei pesci. Aveva un visetto, ma che dico visetto? Aveva un musetto, come si dice da queste parti, un po' impunitello. E quell'espressione impunitella se l'è portata in certe occasioni per ben 84 anni. Suo papà si chiamava Amedeo, ed era stato capomastro e la mamma, Elvira, era una bravissima ricamatrice. Prima di Rossana, però, era arrivato 5 anni prima un fratellino. Indovinate un po' come si chiamava? Ebbene sì, si chiamava come il giardino dove siamo questa sera. Ma la conoscete la storia di questo giardino? Inaugurato il 18 febbraio 2008. Vabbè, questa è un'altra fiaba, ve la racconto un'altra volta. Magari quando proietteremo un suo film. Ma torniamo alla bambina Rossana, che aveva frequentato le scuole, naturalmente nel quartiere dove era nata, cioè alla Garbatella, la scuola è proprio qui vicino. Rossana faceva i giochi che facevano tutte le bambine di quell'epoca. Un giorno, intorno a casa, sentì uno strano clima, un vociare di gente. E mamma Elvira prese la figlia per mano e disse: «Rossà, andiamo a vedere che è successo». La ragazzina, incuriosita, seguì la mamma. Da via della Garbatella, dove abitavano, attraversarono tutto il quartiere, passarono probabilmente davanti ai bagni pubblici, poi salirono su davanti verso la scuola Michele Bianchi, dove c'era il capolinea del tram, e poi girarono a destra via, su verso Piazza Santo Rosa, e proseguirono per via delle Sette Chiese. A sinistra si lasciarono la Villa 9 Maggio ed attraversarono lo Stradone. Tagliarono davanti all'Ardito, un'osteria che prendeva quel nome perché Natale, il proprietario, era quello che un tempo si chiamava carrettiere a vino, no? Aveva fatto la prima guerra mondiale proprio negli Arditi. Passarono per la Piazza delle Legioni, sì, ora si chiama Piazza Navigatori, e poi via dritte per quella lunga strada delle Sette Chiese e delle 14 Osterie. Sì, così i romani di un tempo la chiamavano. Madre e figlia, dopo quella bella scarpinata, arrivarono in un posto dove si era radunata la gente. L'ansia mista alla paura e alla curiosità si sentiva tutta intorno, visto i tempi che si vivevano. Rossana, però, come tutte le ragazzine della sua età, era curiosa e sapeva cogliere la parte positiva anche in un momento così angosciante per gli adulti. Non comprendeva quel trambusto, quel clima strano. Rossana si ritrovò di fronte a un orto dove c'era una piantagione di carote. Il suo compleanno era passato da una ventina di giorni, infatti era nata il 4 marzo. L'ingenuità della bambina la portò spensieratamente ad approfittare di quel luogo per cibarsi di fresche carote, mentre sua mamma con altra gente era andata proprio più avanti a vedere cosa fosse successo in quel luogo. Poi nel tempo, purtroppo, quel posto divenne famoso con il nome L'Eccidio delle Fosse Ardeatine. Era il marzo del 1944. Quella ragazzina della Garbatella aveva 6 anni. Intanto il tempo trascorreva a Garbatella e, come diceva quella vecchia canzone, sono tutte belle le mamme del mondo. Mamma Elvira era proprio bella, con
continuava a richiamare e papà Amedeo ha costruito strade in giro per l'Italia. E si sa che gli anni corrono. Suo fratello più grande di lei, abbiamo detto di 5 anni, al quale era stato dedicato questo giardino nel 2008, più precisamente il 18 febbraio. Sì, sì, lo so che mi sto riprendendo, ma lo faccio solo per far comprendere bene le radici storiche di questo quartiere. Ad un passo da qui c'è la targa di quando Re Pippetto mise la prima pietra per fondare il quartiere, che volevano chiamare Concordia. Nome molto impegnativo. Era il 18 febbraio 1920. Gira che ti rigira, come continuava quella canzone sulle mamme, le mamme in bianco i figli crescono. I due bambini di Lorenzo erano ormai cresciuti. Lui era cresciuto bello e forte, era diventato attore. Attore che aprì con il suo modo di fare la famosa Dolce Vita a Via Veneto. Naturalmente Rossana era un po' la confidente del fratello e lo consigliava, anche se poi lui, essendo uomo di 27 anni, faceva poi di testa sua. E poi a quei tempi, pensate, oltre a fare l'attore, fece anche regista e produttore del film Il Principe Fusto. Da buon garbatellano d'occhio che lascia tracce, che lascia impronte, nel film fece girare anche mamma Elvira e papà Amedeo. Era il 1959, il film uscì nel 1960. La bambina, ormai ragazza, Rossana, si trovava da Bruno, il parrucchiere di Piazza Augusto Albini. Sia chiaro, siamo nel periodo storico di fine anni 60. Quel giorno da Bruno c'era anche Fata Garbatella. Siccome in quel periodo Garbatella faceva parlare molto di sé per un certo amore, sì, per un certo amore di un attore e di una principessa che poi era la nipote di quel Pippetto che aveva messo la prima pietra del quartiere poco distante da qui, da lì, da qui. Fata Garbatella, molto curiosa, si avvicinò timidamente alla bella Rossana e le fece una domanda. Le chiese, la favola continua, qui, in questo giardino, la prossima estate, quando proietteremo 2 film, uno dove c'è Rossana e uno dove c'è Maurizio, o uno dove ci sono tutte e 2.